Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili radioascoltatori, buonasera, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Siamo in prima serata qui dalle frequenze dell'Alto Adriatico, potremmo dire così, perché il nostro segnale si sente in tutta questa vasta area, l'area naturalmente coperta da Radio Piper, storicamente un'emittente qui del territorio, da Fontana Fredda. Le frequenze sono i 93.8, 88.800 MHz col sistema RDS. Saluto subito alla regia Paolo Gavasso, che grazie a lui è possibile andare in onda, e altresì un saluto alla regia di Treviso con Rosario Moreno e la regia di Modena con Ugo Moreno, e questa sera di turno è Ugo Moreno, che vorrei provare a salutare. Ciao Ugo, ci sentiamo? Bene, allora buon lavoro anche a te. Io subito mi presento, sono Massimo Bonella, che conduco questo programma di approfondimento. In collegamento con noi avremo degli ospiti molto interessanti. Io però a questo punto passo subito la linea ad Alviano Appi dell'associazione culturale Il Sicomoro di Pordenone, una nota associazione, lo ricordo, che dal 98 sta organizzando importanti convegni nel territorio delle Tre Venezie. Allora, a te Alviano, e così ci presenti i tuoi ospiti, che so che hai delle persone interessanti da ascoltare. Prego. Grazie Massimo, buonasera a tutti. Questa sera faremo una riflessione forse un po' diversa da quelle a cui vi abbiamo abituato, forse. Parleremo un poco del pensiero, di questa... Di filosofia, di questa parte sottile dell'uomo, che però è così importante, o dovrebbe essere importante, nella nostra vita. Ne parliamo con Paola Restiglian di Castelfranco Veneto, laureata in giurisprudenza, attualmente impiegata alla Regione Veneta in ambiente amministrativo ambientale, appunto. E ne parliamo con un nostro associato, Montin Giampietro, laureato in scienze forestali, il quale è stato lui proprio a presentarmi un piccolo libretto scritto dalla Paola, dal titolo Il pensiero dell'infinito. Leggendolo, questo libro mi ha proprio preso per la profondità delle considerazioni che, e soprattutto un poco, io ho percepito un'urgenza, ma adesso lasciamo parlare i nostri invitati. Quindi, buonasera Paola, buonasera Giampietro, intanto grazie per essere intervenuti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie mille. Allora Paola, la prima domanda che desidero farti è: da dove nasce questa esigenza di scrivere sul pensiero dell'uomo, su questa facoltà dell'anima che ognuno di noi ha? Da dove ti nasce? Diciamo che il pensiero non è solo dell'uomo, ma è proprio, abbraccia tutto quello che lo riguarda, sia nella sua realtà più tangibile, sia soprattutto nel suo rapporto con l'infinito che lo circonda e che non conosciamo sufficientemente.
è un intuito, un'intuizione che mi è sempre stata cara fin dall'infanzia. E probabilmente non mi sono mai accontentata del pensiero che mi è stato trasmesso sia a scuola soprattutto, ma anche nell'ambito della società, e appunto mi sono lasciata, diciamo, indirizzare da un pensiero molto più profondo e da una mia ricerca della conoscenza che andasse oltre a quello che appunto è considerato come pensiero ordinario, normale. Sì, scusa, è vero che da bambini, forse più da bambini che da adulti, ci domandiamo un poco, ma è tutto qua? Ma cos'altro c'è? È vero che c'è dentro questa? Assolutamente sì. E il bambino ha questa facoltà che è tutta speciale, perché è genuina e soprattutto non è condizionata, non è condizionabile, e quindi è molto più libera del nostro pensiero quotidiano. E proprio i bambini, ritengo, ma l'ho scritto anche nel saggio, che siano i nostri migliori filosofi, perché raggiungono l'essenza delle cose senza troppi compromessi sociali, politici, ordinari, diciamo così. Senti, tu nel tuo libretto, in questo saggio dici anche, hai quasi una sorta di preoccupazione per il mondo che ti circonda, per come gli certo. uomini hanno quasi, sembra, leggendo, abbiano quasi rinunciato nella gran parte ad approfondire le cose, ad interrogarsi di più su se stessi, sulle proprie origini. È vero, infatti ho sempre avuto l'impressione che noi, soprattutto di questo secolo, di questo periodo storico in cui dovremmo in teoria essere più evoluti dal punto di vista della conoscenza oltre che della tecnologia, in realtà non abbiamo ancora la consapevolezza di tutto quello che c'è oltre a quello che ci appartiene ogni giorno. Quindi la consapevolezza di appartenere a qualcosa di molto più forte e molto più grande, cioè l'infinito. E appunto questa lacuna e questa mancanza la riscontro quotidianamente. Senti, farei una domanda, Gian Pietro, ma secondo te che cos'è che rende l'uomo di oggi un po' così pigro, così, non lo so, forse con meno curiosità, meno interesse per queste domande fondamentali? Che cos'è che ci ferma un poco, secondo te? Ma probabilmente perché ci siamo abituati al che ci diano le cose già confezionate, una specie di supermercato del pensiero. Non il pensiero creativo è una rarità di questi tempi. Se dovessimo fare un'analisi dei vari processi di pensiero che ci sono tra i più comuni, tra i più diffusi, temo che il pensiero creativo vada veramente in fondo alla classifica. In verità diciamo che per dire nelle librerie possiamo trovare a disposizione molta informazione, diciamo sia filosofica che scientifica, però sembra quasi che i libri non si leggano, non si leggano. Cosa pensate? Avete voi personalmente, siete persone che leggete, ma intorno a voi, che impressione avete di persone che approfondiscono, si interessano? Io ho l'impressione che manchi la voglia, oltre che appunto l'abitudine, come diceva giustamente Gian Pietro, ma manchi la voglia e il desiderio di evolverci a livello personale e quindi anche collettivo. E nel senso di conoscenza, di sapienza, che è quella che manca in realtà. Manca proprio il desiderio, l'intuito che porti a fare un passo in più,
oltre a quello che è già accomodante, è già protettivo, e quindi questo sforzo è, diciamo, è, si ferma al primo ostacolo e non viene superato, mentre in realtà basterebbe, oltre che conoscere, riuscire a sviluppare un proprio pensiero, perché in fondo è una caratteristica che potrebbe appartenere comunque a chiunque. Non è detto che il pensiero creativo per forza di cose debba essere privilegio di pochi, anzi, quello che può indirizzare la nostra intelligenza all'evoluzione, quindi alla conoscenza, alla percezione di qualcosa di molto più profondo di quello che conosciamo in superficie, è sicuramente alla portata di tutti. Basta solo appunto un po' di volontà. Sì, beh, certo, i campi, scusa, dopo ti lascio dire, Gianpietro, esatto. I campi sono molteplici, esatto. Possiamo esprimere la esatto. creatività a partire dalla cucina per finire, ma è lì forse in televisione ce n'è fin troppa, ma voglio dire, la creatività la possiamo esprimere nella musica, nella pittura, la possiamo esprimere nella fotografia, la possiamo esprimere nel cinema, la possiamo esprimere anche in ogni ambito della nostra, quando facciamo delle cose pensiamo a qualche cosa che possiamo migliorare della nostra vita, ma anche di ciò che pensiamo della nostra vita. Certo. Scusa Gianpietro che ti stavo interrompendo. No, figurati, io volevo solo far presente che ci manca un'educazione al pensiero, perché se tu pensi anche un luogo comune di dire, un modo di dire comune, che ho tanti pensieri, il termine ho tanti pensieri non vuol dire che sto creando qualcosa di particolare a livello di pensiero, ma che ho un sacco di preoccupazioni, e quelli non sono assolutamente pensieri, sono una specie di vampiri mentali che ti assorbono un sacco di energia mentale e ti fanno star male. Eppure normalmente sono considerate pensieri, ma non lo sono affatto, sono stati d'animo che fanno solo male. Il pensiero invece dovrebbe avere uno sviluppo solare, verso la luce, appunto creativo. Sì, ti faccio un'altra domanda, un poco c'è l'impressione che la scuola stessa tenda un poco a dare qualche cosa di già preconfezionato agli studenti, senza d'altra parte stimolare ciò che da loro stessi potrebbe uscire, potrebbe. Cosa ci puoi dire? Io, guarda, ricordo quello che mi diceva il mio professore di filosofia al liceo, che si ostinava a farci presente, a farci capire che con il programma che avevamo noi, fatto dal Ministero, non facevamo filosofia, facevamo storia della filosofia, che era una cosa ben diversa, non c'era un allenamento mentale, spirituale, alla ricerca filosofica, ma c'era una cronistoria dei vari filosofi. Purtroppo è impostata così. Bisogna trovare un abile professore che riesca a farti capire la materia e fartela amare. Diciamo che siamo un po' all'interno, globalizzati all'interno di una sorta di modello unico che tende un po' a lasciar dormire questo aspetto invece che io ritengo veramente molto potente e così profondamente espresso nel saggio della Paola. Senti Paola, tu parli di alcuni aspetti come la sincronicità in questo saggio, dell'attenzione alla sincronicità degli eventi. Che cosa intendi? Certo, beh, ho ripreso sicuramente il concetto da leggendo, appunto studiando un po' Jung, e appunto riscontrando che le coincidenze possono appunto rappresentare degli eventi sincronici nella nostra vita.
Non è detto che la consapevolezza di un evento sincronistico sia a noi evidente nel momento stesso in cui si verifica. Questo secondo me, ovviamente, secondo il mio pensiero, nel senso che a volte solamente con la successiva nostra rielaborazione del pensiero dell'evento che si è verificato riusciamo a coglierne il significato. Ed è appunto un significato che per me è soggettivo e quindi diciamo è assegnabile a una persona come individuo, ma non è detto che valga per tutti allo stesso modo. E quindi non sempre in realtà noi siamo pronti ad accogliere il significato dei vari eventi. E questo quello che li manifesta a noi è la coscienza del loro accadere. A volte possiamo riscontrare una relazione che apparentemente, razionalmente è inspiegabile tra eventi che magari sembrano distanti, ma in realtà appunto con un approfondimento del pensiero possono risultare comunque uniti e congiunti e quindi significare qualcosa per noi. Quello che è poi la libertà della persona, dell'uomo, è scegliere quale trama evidenziare, quindi portare alla luce e riempire di significato per noi. E da questo punto di vista a me piace l'idea che le possibilità siano infinite, come è infinito il nostro universo, e quindi, o comunque la presenza di addirittura più universi, e quindi che i livelli di coscienza alla fine e di significato dei vari eventi siano comunque infiniti. Però, scusa Alviano, sì. Volevo fare una domanda alla Paola. Però quando parli della sincronicità, gli dai anche un valore come un elemento completamente irrazionale che entra nel nostro mondo razionale. Sì, è vero. È vero. Creando per chi è attento uno scompiglio, cioè si rompe quel meccanismo logico della vita quotidiana ed è come una finestra che si apre. È vero, infatti la colgo come possibilità per disquisire, per pensare, per meditare, per capire e conoscere il significato profondo degli eventi. Questo sicuramente non sono eventi nel senso di fatti che accadono a prescindere da ogni valutazione che ne possa essere data, anzi è esattamente il contrario. E poi appunto con il fatto che possono essere collegati è l'individuo che ne eleva il valore sicuramente. Guarda, mi avete fatto venire in mente un episodio che desidero condividere anche con i nostri radioascoltatori. Giorgio Cerquetti, che è un laureato in filosofia, ma è un educatore, ha studiato filosofie orientali e altri aspetti del pensiero, ma una volta ci raccontava questo fatto per capire la sincronicità di eventi che qualche volta spiazzano proprio il razionale dell'uomo. Raccontava che lui di notte stava ritornando a casa a Milano, era d'inverno, c'era una nebbia fittissima. Lui stava correndo, erano forse le 2 di notte, l'una e mezza, le 2 di notte, diceva, e stavo andando con la macchina, correvo abbastanza piano, ma forse non abbastanza, ci dice. Ad un certo punto mi suona il telefono dentro la macchina. Il fatto che mi suona il telefono, io rallento istintivamente per cercare di capire dove l'ho messo. Rallentando mi salvo, improvvisamente mi accorgo che davanti a me c'è proprio un ammasso di macchine, c'era un incidente grandissimo che era accaduto proprio, aveva avuto luogo pochi secondi prima. E lui riesce a fermarsi e a salvarsi proprio perché aveva rallentato. Quando poi si ferma, trova il telefonino, vede che il telefono che l'aveva chiamato era un altro, lui aveva 2 telefoni. Ah, il telefono che lo aveva chiamato era uno dei suoi 2. Fantastico. Il fatto di aver ricevuto questo segnale l'aveva obbligato a rallentare ulteriormente
e questo l'aveva salvato dall'incidente. Questo capite quante cose dovremmo mettere in gioco nella nostra logica, soprattutto materialistica, con un evento del genere, no? È vero, quante cose. Si collega con il tempo e lo spazio, che noi pensiamo siano sempre uguali, in realtà sono effimeri. In realtà c'erano anche i Pelle Rosse d'America, che erano estremamente attenti ai segnali che venivano specialmente dalla natura, agli animali, che tipo di animale, e anche ai sogni, che è un altro punto che tu dai molta importanza, sul quale riflettere e considerare dell'uomo. Prego, dici qualcosa. Sì, con riferimento ai sogni dico anche appunto che noi diamo per scontato che trascorriamo tantissime ore al giorno dormendo e quindi anche sognando, anche se non sempre ricordiamo, però la maggior parte di noi non si chiede perché sogniamo. In realtà ritengo che abbiano un'importanza sicuramente fondamentale, sicuramente rappresentano uno degli aspetti ancora sconosciuti della nostra psiche, e che però noi abbiamo l'obbligo di ascoltare e di vivere fino in fondo. E un po' come ho fatto riferimento anche nel saggio alla cultura cinese, e mi piace pensare che ci siano certi eventi che amano comunque verificarsi insieme ad altri eventi, e quindi collegare diciamo i vari eventi che rientrano nei nostri sogni anche con la nostra realtà diciamo cosciente quotidiana. Questo ci fa capire che non possiamo avere tutto sotto controllo, e quindi che ci sono comunque più livelli di coscienza che ci riportano a dei segnali, a dei simboli, a dei segni che magari ci vengono trasmessi proprio attraverso i sogni. E quindi magari quello che dobbiamo cercare di fare noi è quello di coglierne il significato in funzione della nostra esistenza. E cercare appunto di cogliere la parte essenziale dei sogni che facciamo. Senti Paola, adesso noi siamo in chiusura di trasmissione. Tu nel saggio citi alcuni libri ai quali ti sei, alcuni autori ai quali ti sei ispirata. Sì. Se tu dovessi dire proprio dal cuore così, ma questi mi sono piaciuti, mi hanno dato qualcosa, che indicazioni daresti a chi ci ascolta? Provate a leggere questo, provate a leggere quello, che indicazioni daresti? In realtà mi piace pensare che ci siano dei libri che sono fatti apposta per noi, e quindi ogni lettore coglie il significato che quei libri possono portarlo a sviluppare, ad evolvere al meglio il proprio pensiero. Io appunto in questi in particolare ho ritrovato molta Paola, molto me stessa, e quindi proprio per questo diciamo non mi hanno fatto solamente pensare, ma soprattutto ragionare, e quindi arrivare anche comunque a creare una piccola parte di pensiero personale. E appunto, ripeto, si tratta di cogliere le cose belle che può trasmettere un libro, appunto a seconda anche di chi le legge. Quindi in realtà non si tratta di dare dei consigli, io non so, come a scuola che siamo obbligati comunque a leggere determinati testi. No, ma sono dei consigli, certi volumi addirittura ti danno un entusiasmo proprio. Certo. Per esempio, se posso dire qualche cosa, adesso siamo proprio in chiusura, direi leggete che è un misto tra filosofia e scienza, il Tao della fisica di Fritjof Capra, oppure L'universo elegante di Brian Greene, oppure direi leggete L'autobiografia di uno yogi di Paramahansa Yogananda. Perché però lo do solo come indicazione, dopo certamente, però leggete. E tu, Gian Pietro, te ne viene in mente uno, qualcuno da dire,
da suggerire. Beh, paradossalmente proprio quelli che hai citato tu, perché sono libri che mi sono piaciuti parecchio anche a me e sono particolarmente interessanti e belli. Io volevo solo fare una considerazione, cerco di essere anche veloce perché il tempo è breve, riguardo questo libretto. Una cosa che mi ha colpito è la notevole quantità di domande che ci sono. Io consiglierei a chi lo legge di provare a rispondere a quelle domande, non scorrere via così come ho fatto io con la prima lettura, perché fa parte della lettura rispondere alle domande. Dopo, quando hai risposto a una, a due, a tre, a un certo punto ti accorgi che stai facendo filosofia. Bello, grazie, grazie della riflessione. Allora, gentili ascoltatori, noi ringraziamo Paola Restigliano, autrice di Il pensiero dell'infinito. Grazie per essere stata con noi, Paola. Grazie a voi. Grazie Gianpietro Mondin. Grazie. Grazie, grazie a voi tutti, un saluto caro a tutti quanti. Ripasso la linea a Massimo Bonella. A te, Massimo. Benissimo, grazie Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone, grazie naturalmente ai suoi ospiti che ci hanno dato questa informazione così diciamo un po' diciamo alternativa, ecco, perché non è che se ne parla spesso. E Alviano, una domanda, insomma, ti sentivo un po' giù di voce, ma come stai? Che siamo in pensiero qui in regia. No, no, sto bene. Per me la malattia è solo un terreno di sfida. Di sfida. È un qualcuno che bussa alla porta. Magari anche ero distratto, avevo qualcosa sul fuoco, è riuscita anche ad entrare. Adesso io le apro la porta e le dico, le invito ad uscire il più presto possibile. Ecco. Benissimo. Facciamo così e domani sarà già molto meglio di oggi. Grazie comunque dell'attenzione, grazie. No, eravamo qua che ce lo domandavamo un po' perché insomma ti sentivamo un po' giù, ecco, di audio, e comunque ecco, l'importante è che la porta sia poi aperta, che, ecco, che tutto se ne vada fuori per le loro strade, ecco. Benissimo, allora io niente, grazie ancora per la collaborazione, ringrazio alle regie Paolo Gavasso qui a Fontanafredda, Rosario Moreno a Treviso, Ugo Moreno a Modena. Ricordo le frequenze di Radio Piper, da dove va in onda questa trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, i 93 e 800 MHz e 88 800 MHz per tutto l'Alto Adriatico, in stereofonia col sistema RDS, e ripetuta gratuitamente, e anche qui va un doppio grazie, al network RST Radio Science TV di Treviso. Grazie anche a voi gentili ascoltatori per averci seguito, da Massimo Bonella l'augurio di un buon proseguimento con le nostre trasmissioni. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.